13 novembre del 1868, dopo una lunga malattia, Gioachino Rossini moriva a Parigi, nella sua bella villa di Passy, a due passi dalla casa di Balzac. Si chiudeva così la vita dell'illustre musicista e compositore pesarese, che aveva eletto la capitale francese a sua seconda patria. La sua scomparsa avvenne proprio nel momento in cui Parigi, riconoscendogli valore e fama, si apprestava a tributargli grandi onoranze per il suo 76esimo compleanno. Era nato infatti a Pesaro il 29 febbraio del 1792. Rossini fu sepolto nel cimitero di Père Lachaise, accanto a Chopin, a Bellini e a Cherubini. Il funerale venne pagato da Napoleone III e Giuseppe Verdi avrebbe scritto un requiem in sua memoria. 21 anni dopo, il 3 maggio del 1887, la salma di Rossini veniva però trasferita a Firenze, nel Tempio dei Grandi, nella Basilica di Santa Croce, dove nel 1902 lo scultore fiorentino Giuseppe Cassioli gli dedicò un sepolcro monumentale. Tra gli amici che si trovarono al suo capezzale il 13 novembre del 1868 vi fu anche il pittore Gustave Doré, che raffigurò Rossini sul letto di morte. Il dipinto esposto qui, nel nuovo museo che la città di Pesaro ha dedicato al suo beniamino, nell'ultima sala, ma un tempo collocato nel tempietto rossiniano in conservatorio, mostra Gioacchino ormai spirato, con il crocifisso sul petto e la mano sinistra abbandonata. Il quadro giunge a Pesaro dopo la morte di Rossini, che nonostante il trasferimento a Parigi rimase sempre legato alla sua città natale. Con il suo lascito sarebbero stati finanziati il conservatorio a lui dedicato e la Fondazione Rossini. Donò alla collettività inoltre anche la famosa collezione di quadri, meglio nota come Collezione Ercolani, dal nome dei precedenti proprietari, che raccoglie opere di grandi artisti come Giovanni Bellini, come Domenico Beccafumi, come Guido Reni, come Tintoretto e molti altri, e che si può ammirare nei musei civici di Pesaro. Il dipinto con Rossini sul letto di morte, realizzato dal pittore nella calma del suo studio, costituisce l'ultimo atto di una serie di schizzi più o meno rifiniti che Doré aveva condotto dal vero nel tentativo perfettamente riuscito di immortalare le ultime sembianze del musicista, scomparso proprio nel momento in cui aveva raggiunto, come si è detto, l'apice di un apprezzamento corale, in primo luogo da parte dello stesso Napoleone III. I disegni preparatori superstiti legati a questo dipinto sono divisi tra Pesaro, Casa Rossini, Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, Parigi, Fondazione Rossini, e testimoniano l'estrema cura con la quale il pittore aveva affrontato questa particolare effigie. Ma chi era Gustave Doré? Eccolo qui raffigurato in un ritratto fotografico del 1867 del grande fotografo Nadar, in un dipinto dello stesso anno dell'amico pittore Carolus Duran. Paul Gustave Louis Christophe Doré era nato a Strasburgo il 6 gennaio del 1832 e morirà a Parigi nel 1883. Non sembra abbia avuto un vero e proprio maestro. Si potrebbe dire però che, benché autodidatta, si sia formato al Louvre, studiando le opere dei grandi maestri in un costante contatto con epoche, stili e scuole differenti e con temi di ogni tipo. Proprio in questa varietà vanno del resto ricercate, io credo senza dubbio, le ragioni della sua versatilità, della molteplicità dei soggetti e delle proposte che ha saputo affrontare nel corso della sua carriera. È stato infatti un artista multiforme che ha praticato svariate tecniche: il disegno, l'acquerello, l'incisione, la pittura, la scultura, cimentandosi con formati diversi e con differenti generi, quadri enormi e tele più intime, vignette, a penna, disegni a inchiostro, sfumato, incisioni di ogni tipo, illustrazioni bizzarre e stravaganti, sculture dal sapore barocco,
monumentali e a volte anche enigmatiche. Apprezzato e molto stimato mentre era in vita, deve però la sua fortuna soprattutto all'attività di illustratore. Illustratore di opere letterarie che ha affrontato con un gusto romantico, combinato con una visione epica e drammatica. Nel 1868, nel momento in cui realizza l'ultimo ritratto di Rossini, ha già 36 anni ed è dunque ormai famoso con una carriera iniziata molto presto. A 15 anni, infatti, aveva pubblicato diversi disegni per il giornale La Caricature. Ed è proprio grazie alle caricature che poté far conoscere le sue doti tecniche e immaginative. La caricatura è un genere ben definito che pone l'artista nella condizione di analizzare con molta attenzione i dettagli di un viso, lo spirito del personaggio effigiato e le sue caratteristiche più salienti, doti che Doré possiede tutte e che sono alla base anche della qualità della sua ritrattistica e nella fattispecie di un ritratto così particolare come quello di Rossini, che ancorché macabro per la sua stessa natura, quella di un ritratto mortuario, si pone come obiettivo quello di riprodurre comunque e fedelmente i tratti salienti del musicista e del suo sonno sereno ed eterno. La prima affermazione di Doré, repentina e folgorante, si deve alla storia pittoresca, drammatica e umoristica della Santa Russia. Un'opera satirica da lui interamente scritta e illustrata, pubblicata nel 1854, dove ripercorre la storia della Russia, della sua fondazione, fino all'epoca degli zar, dimostrandosi al tempo stesso caustico e visionario ed incredibilmente moderno. Si fa beffe della storia e delle convenzioni, si rivolge al suo stesso lettore e beffeggia bonariamente anche il suo proprio editore, che di fatto lo criticava per le illustrazioni troppo sconce. Già da quest'opera dimostra il suo talento e la capacità di sfruttare appieno le potenzialità della pagina stampata. Vi si ritrova una speciale attenzione per la grafica e per l'impaginazione, una cura autentica e continua per le singole incisioni. Quella piena pagina in particolare rivelano una sorprendente felicità creativa. È questa, dedicata alla Russia, un'opera vitale, coesa pure nella pluralità degli stili e dei toni, dai disegni infantili alle caricature, alle illustrazioni accademiche, dal bianco e nero al rosso di certi passaggi fondamentali. Da quel momento, ma già dall'anno precedente, quando si era dedicato agli scritti di Lord Byron, cominciò un'avventura davvero prolifica che lo avrebbe impegnato nelle illustrazioni delle opere dei classici della letteratura europea, diciamo, di tutti i tempi, da Rabelais a Balzac, e per i Contre-la-Tique, i racconti divertenti di Balzac, realizza ben 425 disegni, da Charles Perrault a Cervantes, il Don Chisciotte illustrato da Doré esce nel 1863, alla Bibbia, il testo che per secoli ha costituito un immenso patrimonio iconografico, poetico e filosofico, al quale la cultura occidentale ha sempre guardato e attinto a piene mani. Doré vi si dedica nel 1864 con grande passione e con un flusso ininterrotto di 241 disegni incisi che spaziano dalla Genesi all'Apocalisse, dalla creazione alla Gerusalemme celeste, con scene di grande impatto emotivo. Nel 1866 illustra Il paradiso perduto di John Milton, un poema epico seicentesco in versi sciolti che racconta l'episodio biblico della caduta dell'uomo, la tentazione di Adamo ed Eva ad opera di Satana e la loro cacciata dal giardino dell'Eden. Le illustrazioni di Doré traducono con intensità il dramma del peccato, della scelta sbagliata, dell'inesorabile abbandono del paradiso terrestre. Avrebbe poi illustrato La Fontaine. Le favole con le sue illustrazioni vengono pubblicate nel 1867. Samuel Taylor Coleridge, La ballata del vecchio marinaio del 1877, Edgar Allan Poe, l'edizione del Corvo, illustrata con 26 immagini da Doré, è del 1884. Nel 1879 aveva raccontato con centinaia di disegni L'Orlando furioso di Ludovico Ariosto, ripubblicato nel 1881 dall'editore Treves di Milano con la prefazione di Giosuè Carducci.
In tutti questi casi le immagini dell'artista non solo impreziosiscono il testo, ma ne costituiscono un elemento indissolubile, dando vita e forma alla storia narrata e ai suoi personaggi. Tra i numerosi capolavori di Doré voglio però richiamare l'attenzione sulle immagini elaborate per la Divina Commedia di Dante Alighieri, che ha trovato in questo artista uno dei suoi più sensibili illustratori. La Divina Commedia messa in figura da Doré e che probabilmente Rossini ebbe modo di sfogliare fresca di stampa, almeno per la prima cantica, uscì in due distinti momenti. Nel 1861 venne infatti pubblicato l'Inferno con 75 illustrazioni, nel 68 il Purgatorio con 42 tavole e il Paradiso con 18. A soli 29 anni, all'apice della carriera, Doré ideò dunque 136 xilografie di grande formato, compreso un intenso ritratto di Dante. L'opera, così concepita, avrebbe conosciuto diverse riedizioni e avrebbe deciso definitivamente della vocazione artistica di Doré come illustratore. Nella prima cantica le immagini costruite con insistiti giochi di luci e ombre, con l'uso cioè di quell'intenso chiaroscuro che contraddistingue tutta l'opera di Doré, sono cariche di drammaticità e coinvolgono il lettore nel percorso infernale del poeta, dando forma ai suoi personaggi, alla vegetazione intricata, ai paesaggi desolati e rocciosi, alle tenebre che dominano l'insieme, rischiarate solo da bagliori improvvisi che illuminano la rappresentazione. Tutte le visualizzazioni che Doré ci propone sono potentemente evocative fin dall'inizio, fin dall'immagine della selva oscura nella quale Dante si perde. Tra le tante immaginifiche visioni, soffermiamoci però sul quinto canto, nel girone dei lussuriosi e sul famosissimo episodio di Paolo e Francesca, sul quale l'artista sarebbe tornato anche in pittura. Il tema fu caro anche a Rossini, che lo ha evocato nel 1816 nel celeberrimo canto del gondoliere del terzo atto del suo Otello, Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, ma anche nella Francesca da Rimini di molti anni più tardi, del 1848, quando ha dato spazio all'episodio dantesco che, assieme a quello di Ugolino della Gherardesca, miti romantici per eccellenza, ha conosciuto una particolare fortuna nella storia della musica ottocentesca. Questi personaggi, morti tragicamente, capaci di suscitare compassione, risultano implicitamente musicali. L'immagine proposta da Doré è quella dei due amanti che si librano in aria, in un eterno abbraccio, rischiarati dalla luce lunare. Le muscolature ricordano la lezione di Michelangelo e le ferite sul petto di Francesca richiamano la morte violenta degli amanti. L'artista si pone sulla scia di altri che si erano cimentati con questo soggetto, come Vitale Sala, in un'opera del 1823 oggi a Brera, Harry Schiffer, il suo dipinto del 1935 e oggi nella Wallace Collection di Londra, o Giuseppe Franceschi, la sua tela è a Genova nella Galleria d'Arte Moderna. Ma la carica emotiva della proposta di Doré supera tutti. Egli infatti non isola completamente le figure dallo scenario che le circonda, ma sceglie di inserire gli amanti e i due visitatori nel contesto di un paesaggio infernale delineato quel tanto che basta per evocare l'abisso. Sullo sfondo un profilo di un monte roccioso per suscitare nello spettatore un sentimento di pena e di paura. Nel 1861 Doré aveva presentato al Salon parigino alcuni disegni preparatori per la commedia, tra i quali anche quello per Paolo e Francesca, che probabilmente gli valsero come pubblicità per la sua edizione illustrata. In quella stessa occasione aveva esposto anche un dipinto dedicato ad un altro episodio dantesco, raffigurante cioè Dante e Virgilio nel nono girone dell'Inferno, oggi nel Museo Comunale di Bourg-en-Bresse, che bene dimostra quanto fosse coinvolto nel progetto di visualizzazione dell'opera dell'Alighieri e tutto calato nella sua fatica visionaria. Nel 2009, battuto in un'asta di Sotheby's, è tornato sul mercato il dipinto che Doré aveva consacrato alla vicenda dei due amanti, una versione pittorica che rispecchia quella incisoria e che fu presentata al Salon del 1863, dove Doré era evidentemente ospite gradito.
La capacità visionaria del pittore, che sorprende, coinvolge e spiega via via il mondo dantesco, ha trovato certamente ampia applicazione anche nella terza cantica, nello scintillio che inonda coloro che giungono al paradiso. Dante e Virgilio salgono circondati da visioni angeliche che accolgono coloro che potranno partecipare alla gloria celeste. Dopo il 1870, Dorè decide di chiudere con le grandi imprese decorative che lo avevano impegnato fino a quel momento e di dedicarsi invece alla pittura e alla scultura, dove però non riuscì ad ottenere i successi che aveva mietuto con le sue celebri illustrazioni. Tra i dipinti più noti si segnalano la battaglia d'Alma, la battaglia di Balaclava, il Neofita e il Cristo mentre lascia il pretorio, tutte tele fortemente evocative, come del resto tutta la sua produzione artistica. Di Dorè scultore dà prova invece il monumento ad Alessandro Dumas padre del 1882, inaugurato nella Place du Général Catrou a Parigi il 4 novembre del 1883, alla presenza di una grande folla piena di curiosità, dove ancora una volta dimostra le sue doti di fine ritrattista. Nel lato posteriore di questo monumento spicca la statua bronzea di D'Artagnan, il più brillante dei tre moschettieri, colto questa volta nel pieno della vita, con il suo inconfondibile cappello e l'aria beffarda, a ricordarci ancora il legame vivacissimo che Dorè aveva istituito con i più grandi protagonisti della cultura e delle arti del suo tempo. Sarebbe morto poco dopo, il 23 gennaio del 1883, pianto dai suoi contemporanei, e fu sepolto nel cimitero di Père Lachaise, dove per qualche tempo aveva riposato anche Gioacchino Rossini.